Amici di Digital Giochi, eccoci di nuovo qui per presentare un nuovo prodotto della Denon. Questo è il Denon DNSC2000, che è un controller singolo per un singolo deck. In realtà questo permette di controllare i due decks, ma poi lo spieghiamo. È un prodotto nuovo, come vedete le dimensioni sono compatte. Come vedete, insomma, la mia mano vi fa vedere un pochino le dimensioni. La jog wheel, che è sensibile al tocco, è di 10 centimetri, quindi insomma avete già un'idea della grandezza. La struttura di questo controller è interamente metallica, molto duro, molto robusto, molto pesante. E questo insomma è un lato sicuramente positivo. Con a livello di caratteristiche, appunto, jog wheel sensibile al tocco in cima, lateralmente è pitch bend, altrimenti c'è la possibilità di usarlo solo come pitch bend integralmente. Sono queste due modalità, modalità pitch bend e modalità vinyl. Tasto play e pause cue. E poi ora vediamo un po' tutte le funzioni. Intanto voi vedete che è aperto qui Traktor Pro e abbiamo preso dal sito ufficiale Denon la mappatura da caricare, già bella e pronta, è veramente ottima. Intanto appunto vi facciamo vedere un po', un attimo, facciamo un po' sentire. Qui parte la traccia. Questo qui è play pause, normale, questo qui appunto è il tasto di cue. Poi se volete voi potete anche qui screcciare. Se la modalità vinyl è accesa, qui questo sensore azzurro, come vedete molto reattivo. Anche per Traktor Pro, che non è il massimo con le jog wheel sensibili al tocco, sentite che è molto preciso e molto reattivo. E lateralmente c'è la funzione pitch bend. Vi dico una cosa, a livello poi di utilizzo lo potete vedere anche qui, che io quando io posso devo passare qua in questo punto. Diciamo che se non si vuole utilizzare la funzione scratch, è meglio disabilitarla, che così nella funzione pitch bend magari bisogna ruotarlo molto rapidamente, perché se si ruota solo lateralmente in questo punto qui si va a toccare inevitabilmente il cursore del pitch. Cursore del pitch che è molto preciso, anche sin troppo sensibile, diciamo. Comunque, molto preciso, a 14 bit, veramente notevolissimo come precisione, molto fluido nella scorrevolezza, che permette anche di messe a tempo manuali molto precise. Poi ci sono qui i tasti per andare a scorrere avanti e indietro nella traccia, come si può vedere anche sullo schermo. E qui ci sono i quattro punti di cue, che poi diventano anche 8, sono in realtà sono 8, che possono essere salvati e richiamati al volo. E tramite questo selettore, che appunto vedete qui sono verdi, diventano il 5, 6, 7, 8, che possono essere salvati e richiamati e cancellati quando si vuole. Questi qui sono i tasti loop in o loop out tradizionali, altrimenti ci sono i tasti per poter fare i loop automatici. Premendo questo si va nella funzione loop. Questo è il tasto per cambiare il deck da celeste, che in questo momento è il deck A, si passa al rosso, che è il deck B. Ok? Poi qui ci sono il tasto per andare nel browser. Poi comunque ci sono tasto per poi la manopola per scegliere e poi caricare la traccia a seconda di quella che si vuole. L'unità effetti, questo qui serve per controllare l'unità 1. Se si preme questo si controlla l'unità 2. Qui si possono controllare sia o a scelta la modalità Chained o Advanced degli effetti. Si possono regolare appunto le varie funzioni, e basta premere il potenziometro e si attiva anche l'effetto. E qui comunque qui c'è appunto il tasto Shift, che tenendolo premuto più ruotando questo si può scegliere l'effetto desiderato. Qui per ogni deck ci sono tasti 1 e 2, che
che in pratica tu si possono appunto attivare o un TFT 1 o 2 per ogni singolo deck. In pratica, infatti, noi se vediamo qua siamo passati alla funzione al deck B e attivo l'unità effetti 2. Quindi diciamo che può fare veramente tutto quello che serve. Sono veramente impressionato anche mixare molto facilmente con due decks insieme a questo controller, veramente notevolissimo. C'è anche appunto, qui vedevo anche la funzione per duplicare la traccia sul momento, si può navigare tramite le tree, l'albero delle playlist, oltre che navigare all'interno delle playlist stesse, la funzione master tempo e il tasto sync, o altrimenti premendo il tasto shift, che è sempre questo, è il tasto set to master, molto utile per quando se si usa in modalità multidex per mettere in sync di una sola singola traccia tutte e quattro i decks che si possono utilizzare. Quindi con una coppia di questi si possono controllare molto semplicemente tutti e quattro decks di Tractor veramente molto bene. Altre cose non ho da dirvi, posso dire che non ha bisogno di driver, questo controller si collega e viene riconosciuto come periferica MIDI, si carica il suo bel file di configurazione per Tractor e tutto va benissimo. Quindi diciamo che per adesso mi fermo qui, perché ve lo facciamo vedere con l'altro software, per cui il Denon SC2000 è predisposto. A tra poco. Amici di Digital Jockey, siamo ancora qui con il Denon DN SC2000, il nuovo controller singolo della Denon, e stavolta siamo insieme a Virtual DJ che riconosce automaticamente questo controller all'avvio, e quindi non c'è niente da fare, soltanto da prendere e utilizzarlo divertendosi un bel po'. E lo facciamo subito vedere. Io premo qui per esempio il tasto play pause 30Q, e qui c'è i tastini per scorrere avanti e indietro la traccia, ma si può usare anche questo, che in Tractor Pro viene utilizzato per il filtro, qui invece viene utilizzato per lo scorrimento all'interno della traccia. Qui come in altri software, Scratch, unità vinyl, e così Pitch Bend, ok? Sempre il controllo del pitch, qui sempre il solito tasto shift, e qui ci sono i primi 4 punti di Q, che anche qui cambiando di colore diventano 6, 7, 8, altri 4 punti di Q richiamabili immediatamente. E qui abbiamo sempre loop in, loop out, dimensione automatica quantizzata dei loop premendo questo. Qui solito potenziometro per lo switch, per navigare tra le tracce. Qui cambio deck, celeste deck 1, rosso deck 2. Poi altre cose, qui funzioni per andare nelle varie sezioni di Virtual DJ, e qui abbiamo una cosa interessante, questo tasto FX Unit, se in Tractor Pro servono per appunto switchare tra le unità effetti 1 e 2, qui invece possiamo lavorare separatamente tra la sezione effetti di un deck e il controllo del deck vero e proprio, perché in pratica io per esempio posso, premendo il tasto questo, sia attivando andando a controllare gli effetti del deck 2, posso continuare a muovere il per esempio scricciare sul deck 1, mentre con questi si controllano gli effetti del secondo deck separatamente, le due sezioni sono separate. Oltre a questo, questo potenziometro serve per
scegliere l'effetto desiderato e premendolo si attiva. Mentre questi due sono le potenziometri per regolare i parametri dell'effetto. Non solo, il quarto potenziometro serve per invece per scegliere il sample da attivare. Per esempio, io faccio così e attenti. E premendo shift più questo si può anche regolarne anche il volume, quindi non solo sceglierlo, attivarlo e regolare anche il volume premendo il solito tasto shift che ho posizionato qui. Qui come vedete lampeggia comunque il tasto sync, il tasto per il master tempo, i tastini per il pitch bend e qui questi due che mentre in Traktor Pro vengono utilizzati per attivare i due moduli effetti separati, in questo caso questi servono per attivare immediatamente due tipi di effetti, per esempio qui il flanger, e il tasto 2 serve per attivare l'effetto beat grid immediatamente senza doverlo andare a cercare, per un utilizzo più immediato. Come dicevo, più o meno altre cose non devo dire, il controller è veramente solidissimo, come dicevo metallico, robusto, la componentistica è molto buona e molto soddisfacente, non c'è bisogno, come dicevo, di configurare niente, è già tutto pronto, tutto va alla perfezione e richiamare tutti i punti più che si vogliono, insomma, gli effetti, gestione sample, insomma, di tutto e di più, e comunque si possono fare ulteriori modifiche magari per l'utilizzo con il video mix tramite il potente linguaggio di scripting di Virtual DJ 7 in versione Pro. Detto questo, non mi rimane altro che ringraziare Audio Equipment che ci ha fornito l'SC2000 per queste prove e vi dico, insomma, volete un controller singolo da utilizzare insieme alla vostra scheda audio preferita ed un mixer esterno, beh, questo veramente niente male. Mi sento sinceramente consigliarlo, pensavo fosse qualcosa un po' più di plasticoso, cose del genere, in realtà, insomma, veramente un prodotto di alta qualità e sono rimasto piacevolmente soddisfatto, quindi posso dire che io mi ci sono divertito. Poi magari andate nei negozi, provatelo, vi renderete conto, insomma, del livello di qualità di questo prodotto, che senz'altro è all'altezza della situazione e all'altezza del marchio Denon. Un saluto a tutti, per curiosità mi raccomando non tempestateci di domande troppo sui canali YouTube, venite sul nostro forum, vi spiegheremo tutto di tutto e di più con più chiarezza e con più spazio a disposizione. Grazie a tutti e ci vediamo con i nuovi video, nuovi prodotti sul canale YouTube di Digital Jockey e sul digitaljockey.it. Ciao ciao!